Francese, sono il sindaco e vi do il benvenuto. E mi fa piacere ringraziare tutte le persone, tutte le organizzazioni che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento. La prima componente ovviamente è il pubblico, e quindi ringrazio voi uno per uno per essere qua stasera. E ringrazio la Proloco di Pieve Ligure che collabora con l'amministrazione per l'allestimento dello spettacolo, i miei collaboratori del comune, gli affari generali, i vigili, l'ufficio tecnico, la protezione civile che ha in qualche maniera coordinato le attività di afflusso a questo scalo. E ovviamente quest'anno diciamo che la situazione sanitaria ci ha indotto comunque a ridimensionare lo spettacolo rispetto agli spettacoli, rispetto a quella che è la programmazione. Ma guarda, i supermercati non hanno più la fila, forse si può tornare a scuola, maestra, forse si può tornare al lavoro. L'amore per il lavoro, il sangue che canta per trovarla. Bisogna mettersi in viaggio, accendere lampioni e raccontare storie. Ho finalmente imparato a tenere una falce in mano come si deve. Sono un compagno dei campi, sì. Grazie alla falce ho visto il chicco di grano diventare pane. Sì, grazie alla falce ci siamo anche noi nelle pagnotte calde di Anna. C'è il nostro fiato, il nostro respiro, i gesti degli uomini e la memoria della terra. Che sia questo il tesoro della mia isola. Calo Taxidi, buon viaggio. Purtroppo arriva sempre, prima o poi arriva sempre il momento di andarsene, di tornare a casa. L'ultima notte. Perini, direbbe un saggio buddista. Grazie Pieve Ligure. Grazie Pieve Ligure. Accidenti, che tortura. Però ce l'ho fatta. Grazie a voi. Ah. Lunga vita agli scali del Levante di Pieve Ligure. Grazie Sergio, grazie Lucia. Grazie Andrea, grazie Paolo, grazie a tutti voi che avete aiutato a fare questo spettacolo, agli amici che sono venuti, ai non amici che sono qua e grazie a questa storia hanno visto un po' di luci nel buio. Grazie. Scritto da un grande poeta, un cantautore che non c'è più tra noi, che è Gian Maria Testa. E io vorrei... quello che mi colpisce di questa poesia, che veramente sono neanche 30 parole, è il titolo. Perché, pensate, questo grande anima di poeta, insomma, sapeva che la sua vita era a termine, il suo tempo era già stava per terminare. E una delle poche e ultime cose che ha scritto, questa poesia si intitola La bellezza esiste. E allora ci fa bene ricordarlo e ricordarcelo. Che la bellezza esiste, e dice così: nel becco giallo e arancio di un merlo, in un fiore qualunque, nell'orizzonte lontano e perduto del mare, la bellezza esiste. È un segreto evidente, un mistero svelato, la vita, la bellezza esiste e non ha paura di niente, nemmeno di noi. La gente. Grazie.